Siamo con Lorena Sassi qui al Palazzo della Mostra dei Vini di Pramaggiore in una serata Interreg sulla presentazione di piatti e vini tipici locali. Lei è responsabile di questo progetto per il Veneto e poi il capofila è comunque in Croazia. Ecco, lei però ha una responsabilità perché questo progetto mette insieme diverse scuole evidentemente, perché è un progetto Interreg. Può spiegare un attimo per la parte veneta cosa state facendo e quante scuole sono impegnate in questo progetto? E buonasera, Lorena Sassi, Scuola Centrale Formazione, e noi siamo partner del progetto Italia-Croazia Interreg 5A che si intitola KQ+. È una chiave per la qualità dello sviluppo sostenibile del turismo sulle due coste dell'Adriatico. E come Scuola Centrale Formazione, che è un'associazione nazionale di enti di formazione professionale, abbiamo coinvolto per il Veneto il nostro ente associato Lepidorocco. Partecipa al progetto però anche altri enti di formazione e altri partner italiani. Uno di questi è anch'esso nostro associato, ha due sedi, una a Cividale del Friuli in provincia di Udine e una a Trieste. E siamo in collaborazione inoltre con l'Emilia Romagna, in cui ha una sede Scuola Centrale Formazione e alcuni enti associati, sia con i nostri centri di formazione che hanno sede in provincia di Ravenna, sia con Casartusi, che è il museo della gastronomia, della cultura gastronomica italiana dedicato a Pellegrino Artusi. E il progetto ha l'obiettivo di valorizzare attraverso la gastronomia e la cucina di qualità l'identità dei territori, utilizzando l'interesse sempre più ampio dei visitatori e dei turisti per la buona cucina e per la scoperta dei sapori e delle tradizioni dei paesi come elemento di attrazione e di animazione del territorio dal punto di vista turistico. La sfida in particolare di questo progetto è quella di abbinare la cultura e la storia dei territori ai piatti tipici e ai prodotti identitari del territorio, e quindi abbiamo cercato di costruire a partire dai tesori un po' meno conosciuti qualche volta del territorio e di destagionalizzare il turismo e di attirare i visitatori non solo verso le destinazioni di massima riconoscimento internazionale, ma anche verso l'entroterra, verso le zone meno conosciute ma che hanno grandi tesori da scoprire. E ad esempio oggi siamo qua a Pramaggiore proprio per raccontare la storia di quest'area e come nel corso di tanti secoli questo territorio sia stato valutato di estremo interesse dall'epoca antica dei Romani fino ai tempi attuali, insomma.